Il mare è il motore delle più grandi trasformazioni. Questo è solo un pezzo di legno, ma tra le sue onde è diventato un'enorme ispirazione. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. È da tantissimo tempo che non pubblico, ma ho preso ispirazione da questo pezzo di legno trovato sulla spiaggia per fare un piccolo quadretto 3D. In questo momento sto creando le onde, e le onde le sto creando con della porcellana fredda o pasta di mais, fatta appunto con maizena, con la vinilica e olio Johnson o comunque olio minerale. Per creare le onde ho messo delle striscioline di pasta sul legno, le ho bagnate abbondantemente con acqua per far sì che esse aderiscano perfettamente alla superficie, e poi sto iniziando a creare le onde con questi strumentini di silicone che servono appunto per modellare la pasta. Le sto schiacciando e successivamente le andrò a disegnare, diciamo, in modo da creare appunto l'effetto onda. Nella seconda fase sto andando a stendere una base. Questo è un fondo all'acqua che serve appunto per preparare la superficie ad essere poi pitturata. Lascio asciugare bene e successivamente inizio con la creazione appunto della meravigliosa sequenza di colori. Inizio sempre dal colore più scuro, che è il nero, e poi passo al blu, al celeste, giallo e verde. In questo modo andremo a creare il colore dell'acqua e andremo a simulare appunto un fondale che va a degradare fino a diventare sempre più profondo. Dopodiché sono andata a accentuare la parte schiumosa delle onde con una semplicissima vernice bianca, e poi successivamente ho creato la base per fare la spiaggia con un colore giallo ocra, e nella parte più vicina a dove ci sono le onde, appunto l'acqua incontra la sabbia, sono andata con un colore più chiaro, che sarebbe il bianco. Ho atteso che si asciugasse e poi sulla parte dove appunto ci sarà la sabbia sono andata a stendere uno strato abbondante di colla vinilica, e poi sono andata a buttare sopra questa sabbia qui, che contiene anche conchigliette e si trova facilmente nei negozi di bricolage o comunque dei cinesi. Adesso vado a creare la mia tartarughina, è abbastanza semplice, parto da questa forma a goccia e poi vado ad aggiungere tutti i vari dettagli. Inizio creando il carapace con appunto con questi strumentini qui, ma per aiutarmi andrò anche col bisturi per creare le varie fessure. Sto semplicemente disegnando queste figure così con il carapace, e poi andrò ad aggiungere il resto della tartaruga con altra pasta di mais. Non ho aggiunto colla perché, siccome la pasta di mais è abbastanza fresca, basta sempre bagnare bene i vari pezzi per farli aderire tra loro.
Per colorare creo prima questa base di giallo chiaro, chiarissimo, anzi per meglio dire bianco sporco, e successivamente con una vernice 3D vado a creare le varie parti del guscio. Per la vernice 3D ho semplicemente addizionato a del colore acrilico marrone della colla vinilica. Questo fa sì che quando la vernice si asciuga sarà comunque abbastanza voluminosa. Per attaccare sia la stellina che la tartarughina alla superficie sto usando questo che è il mio amatissimo Pattex 1000 chiodi. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito il video. Come avete potuto capire, questo è un ricaricamento di un video precedente che a quanto pare non era andato a buon fine. Se il video vi piace lasciatemi un like e ci vediamo spero presto. Ciao, godetevi l'Isola Bella.